e fai solo vini toscani, e fai solo vini di Lucca, e bla bla bla, e bla bla bla, e bla bla bla. Allora sai che c'è? Beccati sto Taurasi! Oggi alla recensione un grandissimo vino, Radici Taurasi di OCG 2015 di Mastro Berardino. Questo è veramente un vino fantastico. Sono veramente onorato di poter portare a voi del canale la recensione di questo Aglianico 100% che rappresenta veramente la storia e la cultura della viticoltura irpina. Questo è un vino di quelli belli, di quelli che ti capitano per le occasioni importanti, con un rapporto qualità-prezzo secondo me imbattibile. Andiamo subito alla recensione. Me l'hanno detto in tantissimi, mi avete scritto, io vi ringrazio, perché anche se mi offendete io sono felice, perché comunque vuol dire che i miei video li guardate, quindi sono felice, grazie. Certo, magari datemi dei consigli un po' più creativi invece di scrivermi le offese dopo che ho fatto il video sul bruciato. Sono beccato qualsiasi tipo di offesa dai fanatici del Bolgheri di Antinori, ma fra le moltitudini di offese mi sono beccato anche diciamo il titolo di recensore di vini soltanto locali. Chi mi segue dall'inizio sa che non è vero, perché ho fatto recensioni anche di vini stranieri. Vi ricordo la recensione del Cava o di vini francesi, però alzo le mani, il pubblico è sempre quello che alla fine diciamo decide fino a un certo punto. Quindi oggi ho avuto l'occasione di avere tra le mani questa bottiglia che è fantastica, spero si riesca a vedere. Radici Taurasi, un bellissimo, annata 2015, Mastro Berardino, un esponente grandioso nell'Olimpo dei vini campani. Noi siamo in Campania, non siamo in Toscana, non siamo in Toscana, siamo in Campania, e oggi vado a fare la degustazione di questo Taurasi. Andiamo subito alla analisi visiva. Vino assolutamente limpido, non presenta particelle in sospensione. Bello scuro al centro, piace, convince, soddisfa. Vino che definirei abbastanza consistente. L'analisi visiva per i rossi nelle annate, fra virgolette, recenti, ovvero insomma, dal 2012 al 2020, mettiamola così perché siamo nel 2020, anche se ancora non è uscito niente, visto che sto registrando questo video a gennaio. Bene o male sono quelle le caratteristiche, l'abbastanza consistente, un rosso rubino, magari se si va su un giovane si va su un rosso più porpora, però questo rosso rubino intenso, mi piace, bello. Il carattere dei fratelli campani, qua c'è la terra calda. Andiamo al naso. Allora, un naso che risulta anche intenso, perché c'è l'intensità, ti arriva. Se avete visto il bicchiere l'ho messo anche qua sotto per sentire, no? Se c'era uno sviluppo diverso, e c'è uno sviluppo diverso perché si sente anche da qua. Quando un vino lo sente anche da qua è intenso, vuol dire che dentro ce n'è di roba, sotto ce n'è di roba. Vino che risulta abbastanza complesso e abbastanza fine, quindi intenso sì, abbastanza complesso, abbastanza fine. Note sicuramente tostate, delle note erbacee anche abbastanza spiccate, delle note di quasi di erba cipollina,
fruttato il giusto, una frutta secca, un fiore, scusate, un fiore secco di quelli rossi, diciamo quasi a purpurì, ma non troppo perché quello entra troppo nel naso. Questo è un purpurì, ma sentito da lontano. Un'analisi olfattiva che a me piace molto. Intenso, calore, odore, c'è. La qualità c'è, ma viene dopo. Prima c'è l'intensità. Comunque mi piace molto. Ottimo naso. Vino che risulta secco, risulta, sto pensando, abbastanza caldo, risulta abbastanza morbido. Sto valutando il tannino, un vino che risulta fra l'abbastanza tannico e il tannico, perché comunque ha queste caratteristiche. Sento molto, inizio a sentire una secchezza della gengiva, quindi gli voglio dare, non dico tannico perché quando si va sul tannico, giusto così per info, si va su un vino un po' che asciuga, un po' tagliente. Ora mentre sto parlando sento la salivazione che rallenta, bella è la slow motion, non è fatto con l'effetto, l'ho fatto io in diretta. Un vino che risulta abbastanza sapido, direi che è abbastanza equilibrato, intenso, perché anche in bocca come al naso ha carattere da vendere e si sente, un vino sicuramente persistente, un vino abbastanza fine, di corpo. Maturo, aiutami, pronto e abbastanza armonico. Questo è un grande vino. È un grande vino perché ha un'evoluzione nella bocca, una persistenza, una, non voglio dire tannico perché l'ho già spiegato prima, però una maturità in bocca, una quasi complessità che ti fa pensare, perché te finisci il calice, l'appoggi e continui a sentirlo. Cioè, mentre parli col tuo commensale, amico, con chi stai bevendo questa bottiglia, te continui. Parli, sì, ma insomma, l'hai vista la partita ieri, sì, la Juve ha rubato al solito. Però senti che il vino continua a evolversi, cioè te stai parlando, io sto parlando con il mio amico, mentre lui è lì che continua a parlarmi nell'orecchio. Lo sento in bocca, oh, ma lo sai, ti senti sempre una voce sottofondo, è lui. E questo mi piace molto, perché è un vino che vuol dire che ha carattere, non si mette da parte. È un vino che ha il carattere di dire io ci sono, ha il carattere di dire io voglio essere qui, mi devi considerare, una volta che mi apri. Non sono così, non sono un passatempo. Sono un vino che devi rispettare. E io questo vino rispetto. Ottimo, Mastro Berardino, veramente applausi. Applausi perché è un vino grandissimo. Un vino che si trova all'incirca su una fascia di prezzo al ristorante fra i 30 e i 40 euro, che è un prezzo onesto perché questo è un vino di qualità superiore. Un vino che a me piace, oggi sto bevendo particolarmente bene. Con questo Taurasi, quanto gli do? Il mio voto, Bianchi Francesco, l'Italian Sommelier, Taurasi, Radici, il mio voto non può che essere alto, sono 90 punti, 90 punti perché è una bottiglia finalmente non toscana. Che consiglio? Perché usciamo dalla Toscana, dici dove vai? Vai in Piemonte, ok, vai nel Veneto, ok. Vai in Sicilia, ok. Vai in Campania, ok. Ok. Vai in Campania, ok. Qua ci potete andare a occhi chiusi in Campania, perché questa è un esponente grandioso della bellissima regione che è la Campania. Detto questo, io vi ringrazio. Bianchi Francesco, d'Italian Sommelier, seguitemi qua sui social, qua la nuvoletta dovrebbe apparire
Eccola qua. Vi ringrazio, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!